Buonasera da Fabio Caressa. Avete programmi per stasera? Pensavate di andare a vedere quel film ungherese con sottotitoli in slovacco al cinema? O forse di passare la notte a guardare le stelle mano nella mano con la vostra dolce metà? E invece no. Questa sera le stelle che non potete perdere sono quelle in campo. Seguiteci per i prossimi avvincenti 90 minuti e qualcosa di più. Qui all'Estadio do Dragão di Oporto si respira l'aria del miglior calcio europeo. Luca, secondo te quale giocatore potrebbe rivelarsi fondamentale in questa partita? Credo che Dzeko meriti una menzione speciale. È un grande goleador e sa anche creare occasioni per i compagni. Inoltre ha una grande dote, va sempre a segno nelle occasioni importanti. E questo è un valore aggiunto incredibile. Sì, sì, di sicuro la difesa avversaria lo teme e cercherà in tutti i modi di complicargli la vita. E si comincia! Mkhitaryan, Pellegrini, Veretout, Ibáñez, Smalling, Cristante, Pellegrini, Veretout, Karsdor, riceve in posizione interessante. Bell'intervento del portiere. Veretout. Scatta verso il pallone. Karsdor raccoglie un passaggio dalle retrovie. Cross verso il centro. Bella azione sulla corsia di sinistra. E passa! Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Da lì può segnare, ci prova! E c'è il gol della Roma! Doveva solo spingerla in rete, un gol facile per lui. Lo hanno lasciato troppo libero di controllare il pallone e concludere a rete. Ma è riuscito a sfruttare al meglio un'imbeccata perfetta. Gran gol! A 0 dunque. Sono passati in vantaggio. Vediamo se e come cambierà il loro approccio alla partita. Dell'Orco. Un solo gol a referto, fino ad ora cruciale. Il punteggio è quindi di 1-0. Dell'Orco. Scatta verso il pallone. Buona lettura difensiva, sarà però calcio d'angolo. Sceglie di battere corto. Mette in mezzo il traversone. Pellegrini. 15 minuti alla fine della prima frazione. Karsdor. Cristante. Mkhitaryan può provare. E sbaglia completamente il suggerimento.
Prova a giocarla in profondità. Riceve in ottima posizione. Dzeko? Dzeko allarga il gioco sulle fasce. È troppo lungo, non ci può arrivare. Scodella in avanti. Ci sarà un minuto di recupero. La gioca in profondità. Grande occasione. Può concludere. Ha segnato. E raggiungono il pareggio. Si ricomincia da capo. Che gol. Mica male. Davvero mica male. Si riparte. È stato un bel primo tempo. Il risultato potrebbe far pensare a un incontro noioso, ma niente affatto. La gara è stata vincente nonostante il risultato non certo poco abituale di 1-1. Ecco il fischio d'inizio del secondo tempo. La Roma ha fatto la partita, ha avuto più occasioni, sta affrontando la gara nel modo giusto. Certo, se la situazione di parità non si sblocca, potrebbe anche iniziare ad innervosirsi e a perdere la concentrazione. Deve continuare a spingere e portarsi subito in vantaggio. Lungo passaggio in avanti. Sulla fascia, è libero. Elegante. Mkhitaryan riesce a rubargli il pallone. Credo che l'affollamento in area alla fine gli abbia impedito di calciare in porta con la dovuta precisione. Pellegrini. Palla a Mkhitaryan. Grande prova di forza. Può andare in rete. E trova bene il compagno. Karsdorp. Ci ha provato, non è riuscito a servire bene il compagno però. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Pallone alto nello spazio. Pericolo! Spinazzola. Ha già lasciato il segno oggi. Dzeko. Sulla destra. Passaggio in avanti nello spazio. Si libera della palla ed evita complicazioni. Si libera alla grande. Alla peggio nello scontro di forza. Era lanciato in porta ma la difesa ha chiuso bene. Spinazzola riceve in posizione interessante. Mkhitaryan! Ecco il tiro! Tiro lento, non può creare problemi al portiere. Da quella posizione doveva assolutamente andare a segno, ma lui non ci è riuscito. A quanto pare ci sono dei cambi da entrambi i lati. L'arbitro interrompe il gioco per permettere una doppia sostituzione.
con due uomini diversi. La conclusione! Tiro davvero da dimenticare. Il tiro non è stato un granché, ma ha avuto il coraggio di provarci. Diego Farias la mette in avanti. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Scatta verso il pallone. Ottima giocata. Palla a Mkhitaryan. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. L'ago della bilancia potrebbe pendere da una parte o dall'altra. Non si stanno risparmiando sforzi. Diego Farias. Fischio del direttore di gara, calcio di punizione. Riceve la palla. Tenta la conclusione. Un gol pazzesco! Pazzesco! Un gol che parla da solo! È rimasto in linea con la difesa fino all'ultimo istante per poi partire al momento giusto. I giocatori si salutano e il quarto uomo sbriga le relative formalità. Adesso dobbiamo verificare l'impatto di questa modifica sulla gara. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco. Un finale di partita pazzesco, può succedere davvero di tutto. Siamo negli ultimi istanti di gara, c'è ancora tempo per un gol, per una preghiera. Bruno Peres raccoglie un passaggio dalle retrovie. Palla a Mkhitaryan. Buon lancio. Qui deve tirare. E insaccano. Hanno trovato il pareggio quando tutto sembrava perduto. Niente di più facile. È stato invitato al banchetto e non ha rifiutato. Qui vorrei sottolineare l'assist incredibile che ha ricevuto dal compagno. Ha tagliato fuori tutta la difesa e a lui non è rimasto che depositare il pallone in porta. C'era movimento in panchina, finalmente vediamo chi ha scelto di far entrare il mister. Era chiaramente in debito d'ossigeno, non poteva più continuare così. Situazione di... Squadre ancora in equilibrio, si andrà dunque ai tempi supplementari. Entrambe le squadre possono avere qualche rimpianto, non hanno fatto secondo me abbastanza per vincere. Si chiude qui, ma siamo ancora in equilibrio dopo 90... E cominciano i tempi supplementari. La Roma ha acciuffato il pareggio nei 90 minuti regolamentari quando tutto sembrava ormai perduto. E questo potrebbe persino rivelarsi un vantaggio, almeno a livello psicologico. Non impensierisce la difesa. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Riesce ad intercettare. Bartolomei. Diego Farias.
Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Decidono di giocarla all'indietro. Non la perdere. Lotta, ma perde l'equilibrio. Mi sembra che abbiano deciso di non forzare il pressing per non sbilanciarsi. Ma dici? Sì, cercano di tenere le distanze giuste, puntando a intercettare la palla più... Diego Farias! Grande occasione sprecata. Qui le opportunità... Ecco il fischio dell'arbitro, finisce il primo supplementare. È stato un incontro davvero interessante. Eccoci qui, il secondo tempo supplementare. Tutto in un quarto d'ora. È il momento decisivo. I telespettatori non si saranno certo annoiati, ma ci attendono ancora 15 minuti di emozioni. Ha provato l'azione individuale, senza successo però. Chiudilo! Attento dietro! Opportunità di ripartire. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Diego Farias. Stai attaccato! Attenzione, grande chance! Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. Diego Farias. Occhio al traversone. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. Palla in avanti, verso il compagno. Il pallone arriva a Dzeko. Fa avanzare l'azione sulla fascia. Se ne va! Passaggio smarcato, può colpire! Sì, è entrata! Un vero gioiello! Difficile fare meglio! Preparazione perfetta, conclusione perfetta. E così hanno completato. Ed è arrivato il segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitro. E hanno dimostrato veramente grande caparbietà oggi, rimanendo concentrati nel momento più difficile e portandosi a casa la gara. La Roma.